insieme. Da anni si parla di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Da anni ci si scontra con numerosi problemi, non ultimo quello della paura di imprenditori e associazioni di farsi avanti, perché c'è sempre il timore che qualcuno possa allungare le mani nei loro confronti perché non si sentono magari protetti dalle istituzioni. Una situazione che deve cambiare, che dagli ultimi dati starebbe già cambiando. Sono tanti i beni confiscati alle mafie e il lavoro dell'Agenzia Nazionale degli Organi Competenti è stato implementato negli ultimi tempi con numerosi sequestri effettuati a clan o personaggi legati agli stessi. L'affidamento comunque è il passaggio più complicato, ecco perché spesso si perde del tempo. La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, con il suo presidente Alfonso Cantarella, si candida per la promozione di progetti atti a riempire le strutture, cercando di fornire opportunità di lavoro e formazione e che riguardi anche in particolare temi socio-educativi. La situazione nell'agro nocerino qual è? Lo abbiamo chiesto ad Amedeo Sessa, procuratore capo facente funzioni del Tribunale di Nocera Inferiore. La confisca dei beni alla criminalità organizzata è un rimedio eccellente. Il rimedio eccellente perché normalmente si delinque, cioè, oltre che per avere delle posizioni di potere, principalmente per arricchirsi. E se non ci fosse la componente dell'arricchimento, non credo che si possa dire che qualche delinquente appartiene a un'associazione criminale senza l'esigenza poi di aumentare il proprio patrimonio. Quindi nel momento che noi li andiamo a colpire sia con le sanzioni penali e principalmente con le sanzioni di questo tipo di confische e di vendita dei loro beni, sicuramente abbiamo un rimedio efficace che depotenzia l'esigenza di questi criminali di continuare a delinquere se vedono intralciato il loro arricchimento. È normale che questi beni, nel momento che io vedo quella ditta che è stata confiscata al boss, certamente ci può essere qualche problema, insomma, nel senso che ci può essere, non certo giuridicamente, non certo ma di fatto, perché insomma certamente non ci sarà nessuna reazione, sarebbe troppo scontato e sarebbe troppo facile poi arrestare questa persona che si dovesse fare queste reazioni di questo tipo, però c'è solo un fatto psicologico, nel senso che un imprenditore preferisce comprare un bene di un altro imprenditore magari fallito e non certo di un camorrista al quale è stato sequestrato.